Bentornati alla Civil Week 2022, siamo ancora in zona Porta Romana in questo momento all'evento Di Bene in Meglio. Ci troviamo allo spazio Curtatone, sono qui con Adele, la responsabile di questo spazio, che ci racconterà cos'è questa iniziativa. Allora, Di Bene in Meglio è una mattina pensata per i giovani della città di Milano sul tema della trasgressione giovanile e della legalità. Abbiamo voluto coinvolgere tutte le realtà che utilizzano questo spazio in cui ci troviamo adesso, che si chiama Spazio Curtatone, ed è uno spazio che la cooperativa Lo Scrigno gestisce per il comune di Milano, utilizzandolo per il tema quindi dei giovani, dando la possibilità a tutte le realtà, associazioni, ma anche giovani singoli che hanno voglia di utilizzare uno spazio, trovarsi, incontrarsi, di poter venire qua e utilizzarlo. Quindi abbiamo coinvolto le realtà che collaborano con noi attualmente nell'uso dello spazio per proporre loro stessi insieme a noi quindi delle attività per i giovani. In questo momento sta suonando una scuola media musicale della periferia di Grattosoglio, che è una zona dove noi lavoriamo, abbiamo molte attività. Dopodiché ci sarà una piccola rappresentazione teatrale di un gruppo di ragazzi che partecipano a un centro di aggregazione giovanile, e poi ci saranno tutta una serie di attività, delle letture di un laboratorio fatto all'interno del Berchet, e ci saranno poi anche delle altre iniziative che le nostre realtà quindi propongono in questo spazio a tutti i giovani che vorranno approcciarsi a questo tema della trasgressione giovanile e della legalità con un approccio un po' particolare. Vogliamo far riflettere su quanto i nostri giovani trasgrediscono, ma trasgrediscono anche con un concetto positivo, valorizzando il fatto che la trasgressione giovanile è quel qualcosa che aiuta a crescere, a diventare quindi cittadini della nostra città di Milano in un futuro. Grazie mille Adele. Vedo qui che ci sono molti tavoli, molti workshop per dei ragazzi, sì. Tipo ad esempio questo cosa fate? Allora, in questo tavolo? Questo tavolo è gestito dal CISV, c'è un giovane rappresentante che appunto fa parte del CISV, che è un'associazione. Promozione sociale, ci occupiamo di bambini, di attività di tutti i generi, dibattito, scambio di opinioni, scambio di giochi, ci occupiamo sempre dell'educazione, della formazione. Siamo nati nel secolo scorso e diciamo che siamo nati in un ambiente internazionale dove comunque la nostra creatrice, la nostra fondatrice sapeva che il futuro, la solidarietà, la pace, questi valori sarebbero nati con l'aggregazione dei bambini, e infatti il simbolo è proprio questo, il mondo e i bambini, che può sembrare diciamo semplice, ma è comunque un progetto di vita e di futuro. E ci troviamo infatti in questa iniziativa in piazza, nello spazio Curtatone, proprio perché si iscrive perfettamente in questo animo, in questo spirito civile. Grazie mille per questi bellissimi concetti che ci hai detto. Ora mi posso possiamo portare a conoscere questi altri ragazzi. Loro sono parte dei ragazzi che frequentano il nostro centro di aggregazione giovanile, quindi un altro spaccato di giovani che anche loro vivono questo spazio attraverso un laboratorio che hanno fatto e che fra un po' rappresenteranno qua davanti a tutti. Lei è Diana, ciao, la piacere. Nostra educatrice. Niente, vuoi raccontare qualcosa del vostro laboratorio teatrale? Sì, abbiamo fatto una splendida esperienza teatrale con un maestro di teatro. Abbiamo fatto tutto un percorso su se stessi, sulla persona fisica nello spazio e sul relazionarsi con gli altri. Dopodiché abbiamo cercato di mettere in scena dei piccoli pezzettini che rappresentassero delle scene, e poi abbiamo scelto insieme ai ragazzi dei miti che rappresentassero il tema della proprio trasgressione. Abbiamo scelto il mito di Dedalo Icaro e l'abbiamo rappresentato, quindi poi lo faremo vedere a tutti. Bellissimo, ma questi ragazzi quanti anni hanno? 11. 11 anni, beh, direi che sono proprio bravi. Ok. Se abbiamo ancora un attimo, certo, di tempo, vorrei presentarvi anche Monica. Piacere, Monica. Piacere.
Lei è la nostra operatrice tecnico che si è occupata di svolgere all'interno dell'Istituto Berchet dei laboratori con gli studenti proprio sul tema della trasgressione. Vi racconterà lei che cosa ne è uscito e credo che questo lavoro ne è una parte, se volete. Grazie mille Monica. Buongiorno a tutti. Allora, io ho svolto un breve laboratorio all'interno del liceo Berchet. Abbiamo fatto questo laboratorio con due classi e il tema era sempre quello della trasgressione giovanile e della legalità. L'obiettivo fondamentale del laboratorio era capire un po' quello che sentono, quello che pensano e anche quello che vedono i giovani in merito a questi due grandissimi temi, cercando di portarli quindi nella realtà quotidiana e cercando di vedere uno quanto sono sfaccettati questi temi, ma anche quanto sono vicini a quella che è la loro realtà quotidiana. Quindi diciamo che usando un po' di tecniche di teatro e di scrittura creativa abbiamo provato a rielaborare in maniera dinamica questi temi. Quindi abbiamo proposto per esempio di parlare di alcune esperienze legate a questi due temi che hanno colpito i ragazzi sia in merito della trasgressione che della legalità e le abbiamo fatto scrivere proprio. Dopodiché questi testi sono stati rielaborati anche in forma di dialogo teatrale. Quindi li abbiamo messi sotto. E può darci magari un esempio di queste esperienze che i ragazzi hanno scritto? Allora, sì, un esempio è stato per esempio parlare dell'occupazione del Berchet, che è stato vissuto come un esempio di trasgressione altamente positiva per i ragazzi, come un modo per far sentire la loro voce, le loro opinioni, e l'hanno riportato proprio come un esempio di com'è trasgredire in maniera positiva sentendosi vivi ed ascoltati. Altri esempi invece che hanno più a che fare con la legalità sono proprio esempi di vita quotidiana, come un ragazzo ha riportato per esempio che un giorno le è stato rubato il telefono ma qualcuno l'ha trovato e gliel'ha restituito. O un altro esempio ancora è stato il fatto che sono più dei racconti più legati alle paure dei ragazzi, quello che loro sentono per esempio in merito alle baby gang, cose che li preoccupano ma che comunque sono anche dei temi che incuriosiscono i ragazzi e che hanno voglia di approfondire. Grazie, grazie mille Monica. Adele, hai ancora qualcosa da dire? Ma allora, potrei anche presentarvi, vabbè, allora volevo anche un attimino, come diceva Monica, sottolineare il fatto che insomma noi quello che volevamo portare in evidenza era il fatto che crediamo molto nella trasgressione dei giovani, nei giovani e in questo modo di trasgredire e quindi di dimostrare quanto si possa essere, diciamo, un po' fuori dagli schemi di quello che la società pensa e si aspetta da dei giovani e dimostrare come invece la città di Milano è piena di tanti giovani che hanno delle grandissime capacità, potenzialità e hanno voglia anche di comunicare quello che pensano. Beh, è un bellissimo progetto, soprattutto perché ascoltando i ragazzi e i bambini è una cosa bellissima secondo me, perché loro sono il nostro futuro e quindi, cioè, ascoltando loro e capendoli già da ora è un progetto bellissimo. Certo, per di più abbiamo voluto fortemente che, come avete visto, le attività proposte fossero state proposte proprio da giovani, non da adulti che avessero o comunque avevano un pensiero da grande, esatto, ma proprio da ragazzi che proponevano ad altri ragazzi le loro passioni e poi i loro interessi. Esatto, proprio bellissimo. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie mille.